Ciao a tutti e bentornati, sono Nico, nuovo video dedicato all'upgrade di un notebook. In questo caso si tratta dell'HP 255 G7 che al suo interno monta un processore AMD Athlon Silver 3050U a 2300 MHz, una RAM da 4 GB che andremo a sostituire in questo video e un SSD M2 da 500 GB. Prima di smontarlo diamo un'occhiata veloce alle porte. Abbiamo la porta per il jack audio, due porte USB, la porta HDMI e la porta LAN. Dall'altra parte invece abbiamo un lettore di memory card che non fa mai male, un'altra porta USB e il masterizzatore che al giorno d'oggi è diventato una chicca perché ormai li fanno quasi completamente senza. Eccoci qua e andiamo a vedere i primi problemi che nascono nell'aprire questo notebook. Come tutti gli HP della famiglia 200, hanno dei pidini in gomma che devono essere rimossi per togliere le viti. Quindi, lama smusata e con le dita andiamo a tirare piano piano, tenendo le dita sempre vicino alla superficie perché i pidini hanno il difetto che tendono ad allungarsi. Potete anche riscaldare un po' col fono se pensate che non viene via bene. Abbiamo tre viti sopra e quattro viti sotto. Una cosa importante, i pidini hanno due dimensioni diverse, quindi ricordatevi di non incollarli poi nel verso sbagliato, perché c'è quello del lato batteria che è più alto, mentre quello del lato opposto alla batteria che è più basso. La batteria, naturalmente, come quasi tutti i notebook al giorno d'oggi, è integrata. In post produzione vi segnerò quante viti ci sono da smontare perché sono veramente tante. Hanno tutte la stessa dimensione, ma io vi consiglio come al solito di andare ad ordinarle quando le smontate in modo da avvitare in un secondo momento le stesse nella porta giusta. Una volta che abbiamo estratto tutte le viti, tiriamo fuori il masterizzatore e con la mia amatissima carta della Vodafone andiamo a smontare la scocca posteriore del laptop. Al solito questa è un'operazione che io vi consiglio di fare molto molto lentamente se non avete manualità. Ed ecco qua la nostra macchina, a differenza dell'HP 250 G7, questo ha un solo banchetto per la RAM, quindi dovrò andare a sostituire direttamente la RAM con un nuovo banchetto di 8 GB. Qui invece abbiamo un M2. Sganciamo i blocchi della memoria in modo da estrarla e andiamo a mettere una nuova memoria. Per questa operazione io ho scelto questa Patriot da 8 GB a 2666 MHz e non mi resta che spacchettarla e andarla a inserire. Vi ci faccio dare un'altra occhiata. Eccola qui. Segnatevi bene il modello così sapete cosa andare a comprare. Facciamo attenzione allo zoccoletto e tenendola inclinata di qualche grado andiamo a inserirla fino in fondo. Dopodiché spingiamo verso il basso fino a sentire il click e la RAM è a posto, perfetto. L'operazione è conclusa, non mi resta che rimontare il tutto e accenderlo per vedere se la RAM è stata riconosciuta dal sistema.
Questo modello di notebook esce dalla casa senza sistema operativo, ma con una versione particolare di DOS. Premiamo il power. Per fare questo, al solito, colleghiamo il cavetto alimentazione, altrimenti di partire non se ne parla. All'avvio questo notebook, perlomeno finché non installare il sistema operativo, impiega qualche secondo. E altra cosa importante da non dimenticare è che il tasto per il boot è F9. Tenetelo bene a mente, perché se dovete andare a installare un sistema operativo vi servirà per selezionare la chiavetta o l'unità ottica che sia. Con questo io concludo il mio video, lasciate un like se il video vi è piaciuto o soprattutto se vi è tornato utile, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina per essere avvisati di tutti i nuovi video. Da Nico è tutto e alla prossima.